Nuovo lutto a Castelgomberto, a sole 3 settimane di distanza dalla morte improvvisa tra i boschi di un altro cittadino locale avvenuta lo scorso 9 settembre. Dopo l'addio al meccanico di 48 anni Moreno Guiotto, stavolta la sorte ha strappato la vita a un cinquantenne originario dell'ex Jugoslavia, accasciatosi sul marciapiede di fronte alla sua abitazione della frazione di Valle, proprio nelle vicinanze del luogo dove si era consumato il dramma più recente. Triste episodio poco dopo le 8 di ieri, mercoledì 30 settembre. In quel caso si trattò di incidente nel bosco, un inciampo con conseguente trauma al capo. Stavolta l'ipotesi più verosimile descrive come probabile infarto l'origine del malore. Ieri mattina la disgrazia è avvenuta in strada a pochi metri dalla scuola elementare Santa Cecilia. A perire, nonostante i soccorsi disperati sul posto, è stato Lubisav Petrovic, che viveva in una casa a pochi passi da dove la sua vita si è tragicamente interrotta dopo aver accusato un malore in quel momento mentre si trovava da solo all'esterno a piedi. Non ci sarebbero dubbi sulla morte naturale dell'uomo che lascia moglie e un figlio minore di 14 anni. Un gran dolore non solo nella sua famiglia, ma anche nella piccola comunità della frazione di Valle. Numerose le persone del luogo si sono affacciate in strada, chi per offrire il proprio supporto in caso di bisogno, chi per capire quale fosse la causa del trambusto di sirene di autoambulanza e forze dell'ordine. È stato utilizzato il defibrillatore semiautomatico in dotazione all'edificio pubblico scolastico attiguo, un disperato tentativo di far ripartire il battito cardiaco, purtroppo senza esito. Gli operatori del SUEM, una volta sul posto, hanno proseguito i tentativi di rianimazione, ma il cuore del cinquantenne era ormai irrimediabilmente fermo.